Buongiorno da Mirko Minardi, questo video è dedicato ai praticanti avvocati e ai giovani avvocati. Mi ha sempre colpito un fatto quando vedo dei film dove inquadrano i comandanti, il comandante dell'aeroplano, il vicecomandante. Cioè, prima della partenza, comandante, vicecomandante, hanno una checklist, una tabella e controllano punto per punto tutte le varie spie, tutti i vari comandi, tutti i vari indicatori. È questo un metodo molto intelligente che dovremmo adottare anche noi e soprattutto dovrebbero adottare i praticanti e i giovani, giovanissimi avvocati che si accingono a fare un atto di citazione, ad esempio. Che cosa dovrebbe comprendere questa checklist? Questa checklist dovrebbe comprendere tutta una serie di verifiche che servono per controllare se tutti i vari passaggi sono corretti. Il primo, qual è allora in ordine, diciamo, logico, la prima domanda, la prima verifica che ci dobbiamo, la prima verifica che dobbiamo fare? Beh, è quello di chiederci: esiste la giurisdizione del giudice ordinario? Quindi verificare tra i documenti se, ad esempio, c'è una clausola arbitrale oppure se la giurisdizione appartenga a un giudice speciale oppure a un giudice straniero. Verificata la giurisdizione, bisognerebbe chiedersi se è stata verificata correttamente la competenza per materia, valore, territorio. E quindi come ho determinato la competenza? Perché ho individuato il tribunale di Ancona piuttosto che il tribunale di Perugia? O il giudice di pace piuttosto che il tribunale, il collegio piuttosto che il giudice monocratico, per quanto questa non sia una questione di competenza, però va comunque verificato. E quindi verifichiamo appunto come abbiamo determinato la competenza per materia, valore, territorio. Legittimazione attiva. Ho verificato a chi appartiene effettivamente la legittimazione attiva? E la persona che rappresenta l'attore ha i poteri di firma? E quindi andremo a verificare se l'amministratore, ad esempio, può conferire la procura al difensore. Dopodiché verificheremo la legittimazione passiva. Ho verificato attentamente la legittimazione passiva? Qui ti do un consiglio. Quando devi fare una causa contro una società in nome collettivo o contro una SAS, chiama in giudizio sempre i soci, ovviamente nella SAS i soci accomandatari, nella SNC tutti i soci. Perché questo? Perché è vero che non si può agire esecutivamente nei confronti dei soci fin tanto che non è avvenuta l'escussione del patrimonio sociale, ma è altrettanto vero che potresti trovare dei problemi qualora decidessi di iscrivere un'ipoteca con una sentenza che è stata emessa nei confronti di una SNC. Ovviamente iscrivere ipoteca sui beni dei soci. Puoi farlo, è possibile farlo. Non si tratta già di esecuzione, quindi non va rispettato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale. Però comunque il conservatore deve avere in mano un titolo che gli consenta di poter iscrivere l'ipoteca sui beni dei soci. Fatto questo, dovrai verificare se
la causa petendi della tua azione è stata indicata in maniera corretta. Molto spesso i praticanti, avvocati, giovani avvocati, iniziano con le cause di risarcimento del danno da circolazione stradale. Che cosa devi indicare in questa citazione? Beh, dovrai descrivere in maniera quanto più puntuale possibile come è avvenuto il sinistro. Non basta dire il veicolo del convenuto ha urtato il veicolo dell'attore. Questa in realtà non è una descrizione precisa. Dovrei dire se c'è stato un urto frontale, laterale, un tamponamento. Dovrei indicare esattamente il luogo dove è avvenuto il sinistro, ovviamente la data, e quali sono state le conseguenze. Quali sono state le conseguenze del sinistro? Conseguenze che potranno essere patrimoniali e non patrimoniali. E quindi avrai cura di specificare in che cosa è consistito il danno patrimoniale e in che cosa è consistito il danno non patrimoniale. Qui, tra gli errori più frequenti che vengono commessi, vi segnalo quello di parlare genericamente di lesioni. Dire che l'attore ha subito una lesione è dire poco. Bisogna specificare che tipo di lesione la persona ha subito. E quindi parlare anche del decorso clinico. Ora, poi qui ci sono prassi diverse, ad esempio c'è chi ritiene sufficiente un richiamo alla relazione medico-legale che viene poi allegata nel fascicolo. E quindi qualcuno scrive che l'attore subiva le lesioni meglio indicate nella relazione medico-legale elaborata dal dottor che si allega in copia con il numero, eccetera. È valida una simile allegazione? Ci sono opinioni discordanti, in giurisprudenza. Per i giudici più rigorosi questa non è una allegazione vera e propria. È un'allegazione non sufficiente, è un'allegazione generica, perché comunque nell'atto, anche senza entrare in tutti i minimi particolari, in tutti i dettagli, comunque nell'atto bisogna indicare quali sono state le conseguenze di carattere biologico che la persona ha subito. Danno patrimoniale. Bisognerà indicare in che cosa è consistito questo danno patrimoniale. Si sta chiedendo il fermo tecnico? Si sta chiedendo il costo della riparazione? La riparazione non è stata eseguita? Oppure la riparazione è già stata eseguita? E questo per permettere alla controparte di difendersi in maniera adeguata. Poi c'è la parte argomentativa in diritto. La parte argomentativa in diritto non è necessaria, perché in base al principio dello iura novit curia è il giudice che, una volta che ha qualificato la fattispecie dedotta in giudizio, applica la norma ritenuta rilevante e conferente al caso in esame. Anche se io, ad esempio, la parte in diritto la inserisco sempre. Secondo me è meglio inserirla senza sovrabbondare. E poi ci sono le conclusioni. Le conclusioni non sono altro che la sintesi ciò che è stato narrato, normalmente senza la causa petendi. Quindi le conclusioni contengono il petitum immediato e il petitum immediato. Il petitum immediato è la richiesta rivolta al giudice, il petitum immediato è il bene della vita che in concreto viene richiesto, la somma di euro 10.000. Questo è il petitum mediato.
piaccia al giudice udito, condannare, questo è il petitum immediato, ciò che quindi viene chiesto al giudice. Non c'è bisogno di ripetere la causa petente. Spesso mi capita di vedere delle conclusioni in cui c'è scritto: piaccia al giudice, accertato che la ditta convenuta non ha adempiuto la propria prestazione perché ha consegnato 40 paia di scarpe di colore diverso rispetto a quello pattuito e quindi accertato l'inadempimento contrattuale, cioè, non è necessario, non c'è bisogno di ripetere la causa petendi, perché comunque l'atto va interpretato nel suo insieme. Addirittura c'è stata una sentenza della Corte di Cassazione che si è trovata a dover giudicare la validità di un atto, una comparsa di costituzione e risposta, che mancava del tutto delle conclusioni. L'appellante, anzi il ricorrente, si doleva del fatto che, nonostante l'atto mancasse delle conclusioni, il giudice aveva ritenuto comunque validamente sollevata l'eccezione di prescrizione che si trovava all'interno della narrativa, nel corpo dell'atto. Per una dimenticanza, il difensore si era dimenticato di scrivere le conclusioni. E la Corte di Cassazione ha ritenuto che, sebbene talvolta la mancanza delle conclusioni può rendere l'atto nullo, l'indagine va compiuta caso per caso. In quel caso era evidente che la parte intendeva avvalersi della eccezione di prescrizione che aveva sollevato in giudizio e quindi ha ritenuto che l'atto non fosse nullo. Conclusioni: ho inserito la dichiarazione di valore, verificare quindi di avere inserito la dichiarazione di valore. La parte relativa alle richieste istruttorie. Io ti consiglio per diverse ragioni di mettere da subito le richieste istruttorie con tanto di nome di testimoni. Perché questo? Perché tu, quando prepari un atto di citazione, hai, o almeno dovresti avere tutto ben chiaro, quindi ti sei letto tutti i documenti, hai esaminato la corrispondenza, hai parlato con il cliente, quindi ti ricordi che cosa il cliente ti ha detto e quindi puoi anche formulare i capitoli di prova, perché in quel momento hai tutto molto chiaro. È diverso invece se tu rimetti le mani su un atto di citazione che hai notificato un anno e mezzo prima o due anni prima, magari non ti sei segnato tutte le cose che ti ha detto il cliente, alcune cose non te le ricordi bene, e quindi il mio consiglio è quello di articolare subito i mezzi di prova, a meno che, e questo normalmente dalla mia esperienza è un caso eccezionale, non sia effettivamente opportuno non sia opportuno scoprire le carte subito, le carte relative alle prove che tu intendi richiedere o intendi produrre. Ma nella mia esperienza io ho visto che, in effetti mi è capitato una volta che ho ritenuto che fosse opportuno non scoprire subito le mie carte, però in genere è il segreto di Pulcinella, cioè danno, che ne so, da insidia stradale, non c'è ragione per non articolare subito le richieste di prove. Qual è la seconda ragione? Quindi abbiamo detto, innanzitutto, perché in quel momento tu hai tutto ben chiaro e quindi risparmi anche del tempo. Ma c'è anche un'altra ragione, e l'altra ragione è questa: potrebbe capitare, e a me è capitato una volta, che ti sfugge un termine e quindi non depositi, ad esempio, la seconda memoria. Ex articolo 183. Se avevi richiesto le prove nell'atto di citazione, ti salvi. E io mi salvai in quel caso. Se invece
hai dimenticato o volutamente hai omesso di depositare, di articolare i mezzi di prova in atto di citazione, ahimè, ti sei giocato la causa. Quindi è indubbiamente vantaggioso articolare subito i mezzi di prova. Fatto una volta, non ci si pensa più, o meglio, poi forse ci sarà la necessità, una volta letta la comparsa di costituzione e risposta dell'avversario, ci sarà la necessità di rivedere qualcosa, di aggiustare il tiro. Ma non importa, il grosso del lavoro è stato fatto. Ed è stato fatto in un momento in cui tu avevi tutto molto chiaro, tutto molto fresco nella tua mente. Dopodiché indicherai i documenti che depositi. Attenzione, nonostante molti giudici non ci facciano nemmeno caso, vi è un orientamento di giurisprudenza molto rigoroso il quale afferma che non basta semplicemente produrre un documento, ma nell'atto bisogna allegare anche qual è il contenuto e la rilevanza di questo documento. E quindi non basta semplicemente produrre una lettera per dimostrare di aver interrotto il termine di prescrizione. È necessario che nell'atto io scriva in data 1 luglio 2012 l'attore inviava una lettera raccomandata ricevuta dalla convenuta in data 5 luglio 2012 con cui la stessa convenuta veniva messa in mora e veniva richiesto l'adempimento immediato. Quindi questa è l'attività di allegazione come dovrebbe essere fatta secondo parte della giurisprudenza. Dopodiché sei giunto alla fine, quindi il tuo atto è pronto per la notificazione. Naturalmente ho tralasciato, c'è tutta la parte relativa all'avvocato in news, la data dell'udienza, gli avvertimenti che debbono essere dati al convenuto e quindi puoi procedere alla notificazione. Ricordati subito di scrivere le varie scadenze, quindi la scadenza di 10 giorni dalla notificazione per procedere poi alla iscrizione a ruolo della causa. Bene, spero che questo video sia stato utile. Ti ricordo che se vuoi approfondire questi argomenti c'è il mio ebook Le insidie tra bocchetti della fase di trattazione del processo che trovi su lexform.it. Buona giornata.